Ed eccolo il cancello elettrico che è arrivato. Preso su Amazon, ci sono voluti circa 4 giorni, non ci è voluto molto. Della sentinella. Poi apriamo la scatola e vediamo precisamente cosa c'è dentro. Supporta ante da 1,5 metri fino a 150 kg di peso. E per quella lì non dovrebbe esserci nessun problema, dovrebbe andare bene. Adesso lo devo studiare un po' perché bisogna vedere un po' come tirare i cavi, che penso che vedranno questo pozzetto qua. Volevo sfruttare i fili del cancelletto elettrico. Quindi se qua c'è corrente la prendiamo da qui. Facciamo passare un po' i fili. Apriamo e vediamo un po' cosa c'è dentro la scatola. Che dovrebbe esserci dentro. I due bracci, la centralina e due telecomandi. Giusto? Sì. Poi più avanti voglio mettergli uno Shelly. Iniziamo a montare. Ok. Apriamolo. Ok, iniziamo a montare la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Montiamolo. Montiamolo. Sì. Sì. E un braccio. Un braccio. L'altro braccio. Alimentato a 24 volt. Forza nominale 1500 newton. Hai capito? Io no, comunque lo stesso. Staffe e bulloni per raccordarlo. Con dentro la scheda. E vedi? Centrale con dentro la scheda. Staffe, altre staffe. E i telecomandi. Uno e telecomando due. Allora, sto guardando un po' come mettere giù le due braccia del motore del cancello elettrico e si incasina un po' tutto perché da questa parte non c'è nessun problema. Il motore lo fisso qui con le sue staffe, poi verrà fissato qui e apre il cancello senza problemi. Perfetto. Ma da quest'altra parte c'è questo che mi fa tribulare un po' tutto il lavoro. Questo piantone qui. Dove c'è fissata il cancelletto. Che quando tu apri il cancello va a schiacciare millimetricamente il braccio. Ho pensato soluzioni del tipo mettere il motore sopra, ma non mi piaceva, starebbe malissimo. Togliere questo piantone qui, ma diventa un lavoraccio che è un lavoraccio che non ne vale la pena. L'altra soluzione sarebbe quella di fare un'incisione qua sul piantone della misura del braccio in maniera che entra, però poi c'è il canale, in maniera che entra dentro. Però anche quella è una soluzione che insomma mi sembra una soluzione esagerata, che non fa il mio caso. E allora stavo pensando di mettergli un fermo qui che mi apre il più possibile e quando arriva a fine corsa non mi schiaccia il motore o il braccio, ma con un fermo qua sotto tocca qui, con una vite qui tocca qui e mi ferma il cancello. E però me lo deve fermare il più possibile aperto. Comunque dai, con un po' di fantasia, con le staffe, una cosa e l'altra, dovrei riuscire lo stesso. Provo a avvitarlo maschiando il piantone e infilarlo dentro a vite, come sono fatti questi, maschiando il ferro. Se fallisce, che non tiene, che non fa abbastanza forza, e niente, allora lo saldo, prendo la saldatrice
e lo vado a saldare qua sul ferro. Avevo già fatto delle prove, ma non mi pagavano l'occhio. Preferivo avvitarlo che non saldarlo. Dai, cominciamo il lavoro, proviamo a applicare prima questo braccio qua, che è quello che più mi farà, che mi terrorizza un po' di più. E se tutto va bene, monterò anche l'altro. Cominciamo. E i quattro fori piccoli li ho fatti, due e due di qua, questo e questo. Adesso faccio il foro con la punta da 6 e 8 perché andrò a maschiare i fori da 8. Per maschiarli da 8 serve una punta da 6 e 8, poi entro col maschio da 8. Facciamo i quattro fori, maschiamo e proviamo a mettere sulle viti. Ok, e questo è il maschio. Maschio da 8. Adesso maschio i fori con questo e creo il filetto per poi andare a mettere sul bullone. Ed eccolo qua maschiato. Ok. Ok. E le viti sono fissate. E il braccio è fissato lì su quattro punti. Un punto sotto, un punto e un punto. Adesso va fissato questo al cancello. Potevo fissarlo sotto e magari posso anche farlo mettendogli una staffetta, ma l'idea è quella di fissarlo qua per tenerlo un po' rialzato per arrivare alla vite di sblocco che è qua sotto, perché in caso che ci sono dei problemi devo sbloccarlo. Se lo mettevo più sotto non arrivavo qua, così invece attaccandolo qua sopra ci arrivo bene. Eventualmente posso sempre mettere una staffa e fissarlo sotto. Boh, adesso piantiamo qua perché ormai è sera, ho di finirla lì. Domani mattina, se ho tempo, vado avanti ai lavori. Allora, gli ho messo questa vite qua, questo bullone come fermo, perché ogni volta che apri, che andrà ad aprire, almeno il bullone la ferma il cancello e non va a sbattere troppo violentemente contro la scatola del braccio. Poi penserò da mettere o un tappo di gomma qui o una gomma qua, perché sennò furia dai poi si rovinerà il cancello qui, si rovinerà. Però poi con un tappino di gomma da mettere qua sopra lo troviamo. Allora siamo nel momento della parte elettrica, di tirare i fili, di tirare la corrente per i due motori e la centrale che penso che metterò là in alto. Smontando questo pozzetto qua mi sono trovato questo tubo qua che è vuoto, che non ci sono dentro fili. Ho provato a infilare la sonda e a quanto pare mi va forse di fortuna e la sonda la sento qui dentro. Quindi ne approfitto, provo a smontare il quadro, vediamo se trovo la sonda e mi aggancio qua. Poi la corrente la prenderò da questa presa. Questo qua ormai è l'impianto elettrico di Chernobyl. Eccola qua la sonda, dov'è? Ed è qui. Boh, ci attacchiamo qui e la corrente la prendiamo con la spina. Buongiorno bel bimbo. Adesso da qui ad andare
a qua sopra, perché penso di metterla qua al centrale, penso di metterla, quindi devo scendere. Stavo pensando di alzare qua gli autobloccanti e infilarmi sotto con la canalina, seguire qui e poi entrare qua sotto e andare dentro qui. Proviamo a smontare un po' di piastrelle, proviamo a smontare un po' di piastrelle e vediamo cosa succede.